Questo programma è offerto da Ieri sera, intorno alle 22 circa, a circa 10 metri dalla concessionaria Calicar e dalle auto esposte, ha misteriosamente preso vita un incendio. Misteriosamente perché la zona non era coperta dalle circa 30 telecamere di videosorveglianza. Alla base del fuoco dei tronchi di grosse dimensioni. Ad evitare gravi conseguenze ai danni della concessionaria, la tempestiva chiamata ai vigili del fuoco dei cittadini, i quali si sono accorti di quanto stava accadendo. Immediato l'intervento della squadra 12A dei vigili del fuoco di Termini Imerese, che hanno domato le fiamme per circa 30 minuti. L'effetto domino che nel cuore della notte sarebbe potuto svilupparsi posso solo lontanamente immaginarlo, ma probabilmente la mia è solo una suggestione, perché quei tronchi servivano per un barbecue, un falò, una serata romantica. Una cosa è più che certa per i vigili del fuoco, non è stata autocombustione, ha dichiarato l'imprenditore Calì, che ormai da tempo si è schierato contro la mafia. Avere i vigili del fuoco alla Calicar per un principio di incendio alle 10:30 di sera mi fa molta impressione, ma dico grazie a coloro i quali li hanno tempestivamente chiamati e al pronto intervento. Brutta avventura per un giovane turista russo in vacanza a Palermo. Nella notte di martedì scorso, il 21enne in questione si è perso nel corso di un'escursione sul Monte Pellegrino. Il giovane, appassionato di fotografia, è raggiunto in cima con la speranza di immortalare il panorama quando improvvisamente ha perso l'orientamento senza più riuscire a ritrovare la strada del ritorno. Il giovane, grazie al cellulare, è riuscito a mettersi in contatto con la centrale operativa dei carabinieri che, alla richiesta d'aiuto, hanno diramato le ricerche avendo come unica chiara indicazione quella che lo sfortunato turista vedeva dall'alto il golfo di Mondello. Grazie alla conoscenza del territorio, i militari sono riusciti a localizzare il giovane impaurito. Subito sono iniziate così le operazioni di recupero del malcapitato, salvato dall'intervento dei vigili del fuoco, supportati dal soccorso alpino. Il giovane è stato poi accompagnato dai carabinieri all'ostello dove aveva lasciato tutti i suoi effetti personali. Zone di discarica a cielo aperto, rifiuti abbandonati in strade abitate. Accade in una zona tra Ficarazzo e Misilmeri. Questa è la testimonianza di un abitante del paese che denuncia la presenza di animali morti e materiali tossici come l'Ethernet per la strada che porta fino alla sua abitazione. Impossibile passarci con la propria autovettura perché la strada è ricolma di rifiuti. Mesi fa la denuncia alle autorità, ma ancora nessun risultato tangibile. La richiesta per la pulizia della strada è giunta anche al comune limitrofo, ma la zona interessata, siccome è lontana dal centro, non pare sia giurisdizione di alcuno. Un problema che non trova una risoluzione. Non è possibile neppure la chiusura facendola diventare strada privata. In più, ogni volta che privatamente si tenta di ripulire, si dà solo più spazio a chi viene a scaricare. La paura si fa più intensa quando qualche vicino tenta di sistemare la situazione dando fuoco ai rifiuti, senza pensare che in quella immondizia vi siano materiali tossici e dannosi per la salute come l'Ethernet. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Mamma, perché c'è scritto 50? Perché le macchine non possono andare più veloci di 50. E tu a quanto vai?
Amore, io stavo andando troppo veloce. Lo capisce anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare. Resta sulla buona strada. L'ormai noto giochino tormentone del momento, denominato Ice Bucket Challenge, arriva anche per le autorità politiche dei paesi di Ficarazzi e Villabate. Infatti, a seccarsi d'acqua gelata, a sostegno della ricerca per la malattia di SLA, il primo cittadino di Ficarazzi, Paolo Martorana, e il vice sindaco di Villabate, Francesco Giglio. Con i video apparsi su Facebook hanno invitato tutti a fare la propria donazione a favore della lotta alla SLA. Una malattia ostica che non lascia speranze di vita, neurodegenerativa progressiva che colpisce i motoneuroni, cioè le cellule nervose cerebrali e del midollo spinale che permettono i movimenti e la muscolatura volontaria. Un giochino che tende a non fare video divertenti, ma ad incentivare la donazione per la ricerca. Le statistiche, infatti, dicono che grazie a questo passaparola le donazioni si siano triplicate. Amara sorpresa per i responsabili dell'asilo nido Carrubella, situato in via Palmiro Togliatti a Monreale. Nella mattinata di martedì la coordinatrice dell'asilo si è recata presso la struttura per riassicurarsi che tutto fosse pronto per la riapertura fissata per il 1° settembre, ma la donna, sul posto insieme ad un operatore scolastico, si è trovata davanti a un vero e proprio scempio, a cominciare dalla mancanza della porta d'ingresso. Il nido, infatti, è stato nuovamente preso d'assalto dai ladri, che hanno portato via, ad una prima stima, un'anta della porta d'ingresso in alluminio, compreso il vetro, tutti gli infissi delle finestre, 4 scaldabagni, 2 frigoriferi, una bombola di gas, la rubinetteria di tutti i servizi, lo sportello e il dibocchettone in rame del servizio antincendio ed alcuni ripiani interni degli armadi. La coordinatrice ha sporto immediatamente denuncia alla polizia municipale, che dovrà tentare adesso di risalire i colpevoli del gesto. Nella zona però intanto nessuna vita. Visto o sentito niente. Grande successo per la musica presentata ieri sera dalla cover band di Biagio Antonacci, Semplicemente S. Il concerto, previsto dal programma dell'estate ficarazzese 2014, ha visto il gradimento di tutta la cittadinanza, che ha cantato ad alta voce i brani più belli e rappresentativi dell'icona della musica italiana Biagio Antonacci. La band, formata da Mimmo Garofalo alle chitarre, Enzo Spata alle tastiere, Giovanni Scherma alla batteria, Antonio Casamirra al basso, Fabiana Scherma come corista, Giovanni Messina tecnico del suono e il grande Emanuele Martorana come voce, ha visto l'entusiasmo di tutti i presenti. Come di consueto, era presente anche Canale 8, che ha avuto il piacere di intervistare l'assessore Salvatore Rammacca. Ci riteniamo ampiamente soddisfatti di quanto abbiamo fatto fino adesso. La settimana scorsa abbiamo avuto, diciamo, la rassegna teatrale, abbiamo incominciato con una manifestazione per i bambini, poi abbiamo avuto la rassegna teatrale che si è conclusa domenica con l'opera dei pupi. Questa settimana invece stiamo avendo questo trittico musicale, per così dire. Ieri sera abbiamo avuto la cover band dei Pooh, questa sera questi bravissimi ragazzi che ci stanno deliziando con le note di Biagio Antonacci, e domani sera concluderemo questo trittico con un concerto di musica jazz che si svolgerà nell'atrio della Casa Comunale. Dopodiché daremo spazio ai nostri talenti locali con la commedia di Spessi in Arte, la nostra compagnia locale, per poi chiudere il mese di agosto con il villaggio espositivo, il 30 e il 31, all'interno del quale troverà spazio un concerto di musica country. E poi l'altra settimana ancora chiuderemo con un'altra commedia e con i saggi di danza sportiva. Quindi il nostro bilancio fino adesso è estremamente positivo, considerando le risorse esigue che abbiamo avuto a disposizione. Ma io credo un impatto decisamente minimo, perché, torno a ripetere, abbiamo avuto dei costi contenuti. Considerate che questo bellissimo spettacolo a cui stiamo assistendo ci è costato appena appena un piccolo rimborso spese di 400 euro. Io credo che Ficarazzi abbia tutte le potenzialità per esprimere, diciamo, come dire, una dimensione di questo tipo. Fermo restando però che Ficarazzi è un paese accogliente, la nostra gente è gente accogliente, e quindi apriamo sempre ai talenti che arrivano da fuori, perché accettiamo volentieri il contributo che possa arrivare da fuori. Io col nostro direttore artistico vagliamo un po' tutte le offerte,
tenendo conto anche delle esigenze finanziarie che queste, diciamo, come dire, ci pongono, alla fine quello che è importante è essere riusciti a mettere in piedi un cartellone di estrema dignità per consentire alle nostre famiglie di passare diverse serate in compagnia e stando insieme. La ringraziamo e buon proseguimento. Grazie a voi e un saluto a tutti gli spettatori e a tutti gli, come dire, coloro i quali seguono da casa Canale 8. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Match Music di Graziano Silvestri, una straordinaria agenzia di spettacoli che organizza per ogni occasione feste di piazza con cantanti partenopei o del panorama musicale italiano, giochi pirotecnici. Ma anche animazione, con serate canore per battesimi, comunioni, matrimoni, compleanni, serate karaoke o altri eventi. Agenzia spettacoli Match Music di Graziano Silvestri, coinvolgenti idee per realizzare tanti momenti indimenticabili. L'agenzia spettacoli Match Music di Graziano Silvestri fa di ogni ricorrenza un grande successo. Vienici a trovare a Palermo in via Sant'Agostino 152 oppure chiamaci a 329 72 74 388 oppure 347 73 13 852. Match Music e che il divertimento abbia inizio. Io voglio aiutare Apriti Cuore perché Apriti Cuore ci aiuta sempre, ma per farlo abbiamo bisogno dei grandi. Tu decidi come utilizzare il tuo 5 per 1000. Firma a favore di Apriti Cuore Onlus. A te non costa nulla in più, ma per Apriti Cuore è un aiuto concreto. Apriti Cuore si prende cura dei soggetti più deboli. Bambini, vittime di maltrattamenti e abusi. Minori stranieri senza famiglia e persone con disabilità psicofisica. Aiutaci anche tu! Vuoi diventare star per un giorno? Puoi vincere un inedito, un videoclip e tanti altri premi. Lego. Canale 8, in collaborazione con ACAS, organizza un concorso musicale che tramite una giuria di esperti sceglierà le voci più belle per esibirsi un giorno in TV. Lego. Tutte le domeniche ti aspettiamo al chioschetto Belvedere. Potrai divertirti insieme a noi, gustare ottimi cocktail, buonissimi panini e tanto altro. Se vuoi più chiarimenti, chiamaci ai numeri sovraimpressione. Oppure cercaci su Facebook alla pagina Le Voci del Mare. Cosa aspetti? Non farti sfuggire questa occasione e vieni a trovarci al chioschetto Belvedere di Sant'Elia. Ti aspettiamo. Grande successo per la musica presentata ieri sera dalla cover band di Biagio Antonacci, Semplicemente AS. Il concerto, previsto dal programma dell'estate ficarazzese 2014, ha visto il gradimento di tutta la cittadinanza che ha cantato ad alta voce i brani più belli e rappresentativi dell'icona della musica italiana Biagio Antonacci. La band, formata da Mimmo Garofalo alle chitarre, Enzo Spata alle tastiere, Giovanni Scherma alla batteria, Antonio Casamir al basso, Fabiana Scherma come corista, Giovanni Messina tecnico del suono e il grande Emanuele Martorana come voce, ha visto l'entusiasmo di tutti i presenti. Come di consueto, era presente anche Canale 8, che ha avuto il piacere di intervistare l'assessore Salvatore Rammacca. Ci riteniamo ampiamente soddisfatti di quanto abbiamo fatto fino adesso. La settimana scorsa abbiamo avuto, diciamo, la rassegna teatrale, abbiamo incominciato con una manifestazione per i bambini, poi abbiamo avuto la rassegna teatrale che si è conclusa domenica con l'opera dei pupi. Questa settimana invece stiamo avendo questo trittico musicale, per così dire. Ieri sera abbiamo avuto la cover band dei Pooh, questa sera questi bravissimi ragazzi che ci stanno deliziando con le note di Biagio Antonacci.
e domani sera concluderemo questo trittico con un concerto di musica jazz che si svolgerà nell'atrio della Casa Comunale. Dopodiché daremo spazio ai nostri talenti locali con la commedia di Spessi in Arte, la nostra compagnia locale, per poi chiudere il mese di agosto con il villaggio espositivo, il 30 e il 31, all'interno del quale troverà spazio un concerto di musica country. E poi l'altra settimana ancora chiuderemo con un'altra commedia e con i saggi di danza sportiva. Quindi il nostro bilancio fino adesso è estremamente positivo, considerando le risorse esigue che abbiamo avuto a disposizione. Ma io credo un impatto decisamente minimo, perché, torno a ripetere, abbiamo avuto dei costi contenuti. Considerate che questo bellissimo spettacolo a cui stiamo assistendo ci è costato appena appena un piccolo rimborso spese di 400 euro. Io credo che Figarazzi abbia tutte le potenzialità per esprimere, diciamo, come dire, una dimensione di questo tipo. Fermo restando però che Figarazzi è un paese accogliente, la nostra gente è gente accogliente, e quindi apriamo sempre ai talenti che arrivano da fuori, perché accettiamo volentieri il contributo che possa arrivare da fuori. Io col nostro direttore artistico vagliamo un po' tutte le offerte, tenendo conto anche delle esigenze finanziarie che queste, diciamo, come dire, ci pongono. Alla fine quello che è importante è essere riusciti a mettere in piedi un cartellone di estrema dignità per consentire alle nostre famiglie di passare diverse serate in compagnia e stando insieme. La ringraziamo e buon proseguimento. Grazie a voi e un saluto a tutti gli spettatori, a tutti gli, come dire, coloro i quali seguono da casa Canale 8. Si sta svolgendo dal 17 agosto e continuerà fino al 14 settembre ad Aspre il Trofeo delle Contrade. Il programma di manifestazioni che troveranno il loro epilogo nella settimana dedicata ai festeggiamenti di Maria Santissima Addolorata vede protagonista le sei contrade di Aspra e precisamente i posti Casa, Bagliu, Vanedderranni, Pisareca, Verdone e Chianu. I rappresentanti delle suddette contrade di ogni ordine d'età, dai più piccini agli adulti, entrano simpaticamente in competizione attraverso una serie di attività ludico-recreative e sportive che si stanno svolgendo in tutta la frazione. Numerosi gli eventi in programma che sono stati fortemente voluti dall'intera comunità asprense e realizzati con la collaborazione di tutti i cittadini con il patrocinio del comune di Bagheria. Per i più piccoli vi sarà la manifestazione canora dello Zecchino d'Oro che si svolgerà il 30 agosto. Nell'ambito della manifestazione Un'estate con Sicilia Antica si terrà venerdì 29 e sabato 30 agosto 2014 a Termini Imerese la notte della fotografia Scatti in una città che dorme. Il concorso di fotografie estemporanee in digitale è aperto a tutti i cittadini europei di età superiore ai 15 anni. Potranno essere ammessi al concorso le foto in formato digitale a colori in bianco e nero che trattano il tema libero Termini Imerese di notte. Le foto dovranno essere realizzate in estemporanea ed esclusivamente nel territorio di Termini Imerese giorno 30 agosto 2014 dalle ore 2 alle ore 6. Le foto dovranno essere originali, inedite e non già pubblicate o premiate in altre manifestazioni. L'appuntamento è a Piazza Duomo a Termini Imerese alle ore 24 del 29 agosto 2014. Le iscrizioni al concorso si potranno effettuare per posta elettronica all'indirizzo terminiimerese@siciliaantica.it o personalmente presso la sede dell'Associazione Sicilia Antica in via Ospedale Civico numero 32 a Termini Imerese. La commissione giudicatrice sceglierà a suo insindacabile giudizio tre vincitori che verranno premiati durante la manifestazione La Notte di Sicilia Antica, che si terrà giorno 6 settembre 2014. A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Tutte le opere presentate a concorso saranno proiettate sulla facciata di un palazzo di Termini Imerese nelle notti dall'1 al 5 settembre 2014. Questo programma è stato offerto da un forte abbraccio.
abbraccio a tutti voi amiche ed amici del Meteo.it. Previsioni per giovedì 28 agosto 2014. Ancora bel tempo, stabile e soleggiato sul nostro paese grazie alla presenza dell'anticiclone delle Azzorre. Cieli sereni o poco nuvolosi un po' ovunque, con consueti disturbi sui rilievi alpini e appenninici, tuttavia in genere di lieve entità. Ecco il dettaglio al nord, qualche addensamento e locali piovaschi potranno interessare le prealpi centrali e localmente le pianure tra Lombardia ed Emilia Romagna, ma si tratterà di situazioni isolate che non daranno luogo a fenomeni particolarmente importanti. Schiarite anche su questi settori nel pomeriggio. Al centro bello su buona parte delle regioni, con qualche nube in più che si potrà formare peraltro sulle Marche settentrionali e nel pomeriggio sulle aree interne del Lazio, dell'Abruzzo e del Molise, probabili dei fenomeni associati ancora pressoché sereno sulla Sardegna. Ed eccoci al sud, dove non ci saranno variazioni, con una nuova giornata all'insegna del sole, da segnalare solamente possibili deboli velature sui rilievi campani e lucani, specie nel pomeriggio. I venti soffiano debolmente ovunque, salvo lievi rinforzi sul basso Adriatico e sullo Ionio. Senza grandi variazioni, valori con temperature massime tra i 24 e 33 gradi, con valori più elevati al sud. Le minime saranno invece comprese tra i 15 e i 23 gradi. Cari amici, l'aggiornamento termina qui. Poche variazioni, con tanto sole sulla maggior parte dell'Italia, con clima davvero gradevole ovunque. Continuate naturalmente a seguirci solo su ilmeteo.it, il sito che non vi abbandona mai. No, no, un abbraccio da ilmeteo.it. Ciao! Buona giornata con l'Almanacco Barbanera. Oggi è il 28 agosto, si ricorda Sant'Agostino Dottore. Il nome Agostino deriva dal latino Augustinus, diminutivo dell'originale Augustus, titolo onorifico conferito agli imperatori romani. Dice il proverbio: il libro della scienza è quello dell'esistenza. Sono nati oggi John Wolfgang Goethe, Maurizio Costanzo, Jason Priestley. Il 28 agosto 1926 muore a New York l'idolo delle donne di quegli anni, è l'attore cinematografico di origine italiana Rodolfo Guglielmi, meglio noto con il nome d'arte di Rodolfo Valentino. Il 28 agosto 1963, durante una manifestazione per i diritti civili, Martin Luther King tiene il famoso discorso I Have a Dream. Il 28 agosto 1996 è ufficiale il divorzio tra Carlo, principe del Galles, e Lady Diana Spencer. Un proverbio cinese dice: quando incontri un uomo troppo stanco per offrirti il suo sorriso, lasciagli il tuo. Nessuno ha tanto bisogno di un sorriso quanto colui che non lo sa più donare. Arrivederci da Barbanera, dal 1762, l'almanacco più amato d'Italia. Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762, giovedì 28 agosto. Ariete. Al lavoro potreste avere una sorpresa poco gradita, ma a voi le battaglie piacciono, quindi affronterete la situazione con la solita grinta. L'umore risente dell'elettricità che c'è nell'aria e vi sarà facile prendere fuoco all'improvviso. Toro, gli impegni di lavoro non vi danno tregua, ma alla resa dei conti le soddisfazioni non mancano. Buona la concentrazione per gli studenti, potreste darvi da fare per rinnovare l'arredamento e renderlo più moderno, accogliente e funzionale. Gemelli, l'umore è in rialzo e la giornata è proficua per firmare contratti, ricevere ospiti o, se ce ne fosse bisogno, ricucire un rapporto. Un atteggiamento più disponibile da parte vostra riporta all'armonia tra le pareti domestiche e con i colleghi. Cancro, la luna si affaccia in bilancia e di colpo vi sentite sfasati. Screzi con le persone più vicine portano a galla questioni irrisolte. Avvertite un senso di sfasamento, chiusura e sensazione persistente di inadeguatezza. Smettetela di fare le vittime. Leone, la luna armonica a Giove vi offre l'occasione per farvi perdonare qualche peccatuccio. Con il partner, tenerezza e fusioni è un dono significativo. Voglia di nuovi acquisti, buon umore, recupero di un rapporto che attraversa un momento di crisi. Vergine, dovrete far fronte a tanti impegni, in casa e al lavoro, ma non potete pretendere di sistemare tutto e subito. Per ora, occupatevi delle priorità. Troverete comunque delle buone soluzioni che vi aiuteranno a risparmiare tempo ed energie.
Bilancia di passaggio nel segno, la Luna è ostacolata dall'oscuro Plutone e favorita dall'espansivo Giove. Trama vincente con lieto fine garantito. La sicurezza di essere nel giusto alimenta la fiducia nei confronti del futuro. Un'amicizia si rafforza. Scorpione, quello che finora avevate considerato solo come un hobby, pratico e teorico, potrebbe trasformarsi in una nuova opportunità di lavoro. Muovetevi con lungimiranza e con la doverosa prudenza se desiderate investire in un affare fruttuoso. Sagittario, interiormente pacificati e tranquilli, recuperate verve. Giornata favorevole agli acquisti, personali o per la casa, e ai trattamenti estetici. Potreste anche decidere di unirvi ad un gruppo di solidarietà che opera in nome di un obiettivo comune. Capricorno, luna fastidiosa in quadratura, ostile a Plutone nel vostro segno. In compenso però, il sole vi tiene bordone con suggerimenti illuminanti. Tutto diverso il look della casa, basta cambiare disposizione ai mobili per renderla più spaziosa. Acquario, da soli vi intristite. È del contatto con la gente che avete bisogno per ricaricarvi di energia e buon umore. Parola della luna amica. Non date un calcio alla fortuna proprio oggi che vi strizza l'occhio. Provate a giocare, non si sa mai. Pesci, luna indifferente e giornata insipida. Marte resta il vostro punto di riferimento. Per non perdere la bussola, meglio concentrarsi sul pratico. Autostima in calo, ma non per colpa vostra. C'è qualcuno che parla troppo e non con accenti lusinghieri.